evidentemente un passaggio importante in vista del suo impegno nella rassegna continentale. Iniziata la sfida con il pallone di questa partita. Retropassaggio su Necheret, ancora l'Italia che recupera un ottimo pallone con Bellanova che va dentro, c'era Bovin agguato, poi arriva a rimorchio Fagioli, primo tentativo in porta al terzo minuto per l'Italia che sembra essere partita davvero col piede giusto. Scambio corto con il pallone giocato fuori, uno schema per portare a questo cross verso il secondo palo, si arrampica sul pallone pur con un errore tecnico, però con un cambio campo direttamente dal nostro difensore centrale. Ecco. Ancora l'Italia, benissimo ad andare sul pallone, non si capiscono poi proprio Fagioli e Colombo su chi dovesse andare a portare l'attacco a Necheret, che per la prima volta dall'inizio partita dimostra qualche piccolo imbarazzo con il pallone tra i piedi. Ancora gli azzurri molto aggressivi e per poco non nasce una clamorosa palla gol. Vado io, vai tu. No. Gestione di palla ancora da parte di Colombo, prova a passare Cancellieri, sfonda a destra, viene sbilanciato da Vivcioni, ma spera di ritagliarsi il suo spazio nel corso del match. Può andare Fagioli con la battuta verso il cuore dell'area di rigore e l'Italia che la sblocca con il colpo di testa di Lovato che trova il tempo giusto, e l'Italia al minuto 19 che sblocca il punteggio. Ormai i falli, le punizioni e le palle inattive sono diventate fondamentali nel calcio moderno. Insomma, le statistiche parlano del 30% dei gol segnati in un campionato che vengono da palle inattive, e quindi vanno curate bene. Devi avere i giocatori strutturati chiaramente che riescono a saltare, ma devi avere anche giocatori con piede educato che riescono a mettere la palla dove vogliono. Insomma, Fagioli credo sia uno di questi. L'esultanza del gruppo azzurro, l'esultanza che Colombo aspettava lì, frutto dell'ottima pressione di squadra, allarga verso sinistra dove c'è Cancellieri, ne ha due addosso, Cancellieri prova a passare con un guizzo. Ivcharenko prova ad entrare dentro il campo, crea uno spazio, poi il Mikhailenko. Tocco dentro con l'esterno, prova ad andare dentro, tutta di prima, ottima azione da parte dell'Ucraina, contatto con Udoge che è intervenuto con la spalla nei confronti di Kashuk. Qui abbiamo visto però tutta la qualità nel fraseggio, anche i spazi strettissimi per l'Ucraina che insiste centralmente. Il pallone è riaperto verso Liak. Allora Pirola. Che bravo. Grande movimento da parte di Fagioli che si crea lo spazio, va da Cancellieri che può andare anche in uno contro uno. Cancellieri va in slalom e viene sgambettato poco prima dell'ingresso in area di rigore. Un'altra grande giocata da parte di Cancellieri e punizione azzurra da posizione molto ma molto invitante. Cancellieri uno di quei giocatori. Andiamo Fagioli, si andrà a cercare nel traffico proprio di stupire il pallone il portiere sul suo palo di competenza. Era quella la soluzione forse più comoda, pallone che sfila non di molto sul fondo. Anche perché c'erano Ocoli e Cancellieri che stavano allungando la barriera e quindi cercando di impedire la visuale al portiere. Palla che rientra troppo tardi, ma ancora una volta Italia pericolosissima col calcio, con la ricerca del pallone, un altro disimpegno forzato da parte dell'Ucraina. Allora Fagioli arriva al limite dell'area, Fagioli calcia con il destro. Necheret mette in calcio d'angolo, l'Ucraina sta sbagliando tanto, ma è merito di un'Italia che sta continuamente mettendo sotto pressione i portatori di palla in maglia gialla. Rischio di essere... Solite marcature, soliti blocchi che vanno a formarsi. Eccolo. Fagioli che va in porta e colpisce la traversa, che soluzione improvvisa. E l'azione ancora non è finita perché ci può riprovare Bellanova. Lo stacco di Ocoli, pallone sopra la traversa. È grande Italia, è un grande Nicolò Fagioli in questo primo tempo. Anche lui è un calciatore che ha avuto la fortuna di allenare in Under 17. Con quell'Under 17 poi ci siamo arrivati a giocare la finale. Poi... La disponibilità di Krishkev, uno contro uno, lo attende Bellanova, si accentra e calcia. Prima parata della serata, una parata comoda, quella di Stefano Turati. Quando andavo a mettere Lovato prima sul fallo, poi sul pallo poi fischiato, sono stati molto attenti, molto bravi nel darsi le coperture. Udoge passa di forza, la mette dentro, ecco, per il controllo da parte di Cancellieri. Quasi un rigore in movimento,
palla sul fondo. Intanto è arrivato un minuto di recupero. Ancora l'Italia, vicinissima al gol del 2-0. Questa è una piccola dimostrazione di quanto possa fare, quanto sia forte e come sia migliorato anche tecnicamente Udogie. Che sono scaduti e infatti si va al riposo con l'Italia meritatissimamente avanti di un gol. La rete al minuto 19 sugli sviluppi di un calcio di punizione siglata da Lovato. Poi un'Italia che mister ha saputo legittimare. Questa non mi tradisce, l'Italia sta facendo scaldare Oristagno, Ruggeri e Baldanzi. A proposito, insomma, di ragazzi con percorsi diversi, chi come Oristagno è da male dell'Under 21. Mikhailenko, pallone tagliato verso il primo palo, libera Bellanova, poi Udogie a perfezionare il... Italia che retrocede con tutti i suoi effettivi, eccezione fatta per Cancellieri e Colombo. Ottimo break da parte di Udogie. Cancellieri, siamo un 3 contro 2. Cancellieri pizzica la parte alta della traversa, la toccata a Nesheret. Grande galoppata di Cancellieri, grande palla gol azzurra e grande intervento anche del portiere ucraino. Abbiamo detto Ucraina in pressione offensiva più importante rispetto alla prima. C'è la soluzione Okoli. Nuovo il centrocampista della Roma, bellissimo corridoio per mettere in movimento Bellanova che cerca lo spazio per il cross nella carambola, portiamo a casa il calcio d'angolo, ma anche qui ottima combinazione azzurra. È qui che Bellanova mette a frutto lo campo, benissimo per lo scatto di Cancellieri, gli porta via un uomo Udogie, si va da Bove che cerca il piazzato, la blocca a terra Nesheret, ancora però una grande ripartenza innescata dall'apertura di Colombo. E qui la parte finale dell'azione col tentativo di sfondamento di Cancellieri. Siamo a sinistra Udogie che può ricevere, sta arrivando anche Pirola, cross dentro, mancano il pallone Cancellieri e Colombo al limite dell'area, la raccoglie Fagioli, Bellanova calcia verso la porta, deviazione provvidenziale di Talaviero in calcio d'angolo. Quando riuscì possono diventare un valore. Prova a confermarlo Fagioli con questa bellissima traiettoria sullo quale aveva attaccato la porta in maniera molto aggressiva Okoli, altro di quei giochi. Si fa a sua volta intercettare il passaggio destinato a Bove, occhio all'apertura per Kashuk che può andare in uno contro uno su Pirola. Kashuk cerca un filtrante, un rimpallo che gli dice bene, Turati non riesce ad opporsi con i piedi e al 68esimo l'Ucraina trova il gol del pareggio con Kashuk. Sì, un'azione un po' fortunosa, il rimpallo gli ha fornito la possibilità di andare alla conclusione davanti, da solo davanti porta, l'intervento con i piedi del nostro di Turati, del nostro portiere. Vinta venerdì scorso dall'Ucraina per 3-2 sulla Danimarca. Udogie prova a spingere, pallone dentro, si può girare Colombo e poi Oristagno che prende la traversa, porta vuota, ancora Colombo, anche il destro non è male e l'Italia si riporta avanti con il gol del suo centravanti, 2-1. Devo dire tutto meritato perché è un giocatore che ha fatto la partita, ha giocato di sponda, ha preso botte per tutta la partita e quindi è un gol più che meritato. Mancino naturale, su questo non ci sono dubbi, però evidentemente sta lavorando molto sul destro, grazie anche a mister Baroni a Lecce. Oristagno è entrato a freddo, colpisce a porta praticamente spalancata, la traversa, il pallone torna verso Colombo. Calcio di punizione diretto verso la porta, libera Udogie con Lovato che va anche ad evitare il corner in favore dell'Ucraina. A Lorenzo. Il rilancio profondo da parte di Turati, lo stacco di Oristagno, anzi di Fabian, eccolo Oristagno che va al cross, a cercare Colombo che fa doppietta di testa per il 3-1, la festa è completa, serata da ricordare per Lorenzo Colombo. Beh, bravo, bravi anche i ragazzi che sono entrati perché... gran parte del lavoro è stato fatto da due nuovi entrati. Fabian molto bravo nell'andare a spizzare una palla, il suggerimento verso Kukrajcevic, poi il pallone che torna fuori nella zona di Brasco che se la porta sul sinistro,